L'organizzazione delle vaccinazioni anti-Covid a domicilio richiede molto tempo e se a questo si aggiungono i ritardi negli arrivi delle dosi, ecco che si comprende perché i medici di famiglia non riescono a garantire un numero elevato di somministrazioni quotidiane. Così il presidente provinciale della Federazione dei Medici di Medicina Generale di Chieti, Mauro Petrucci, il quale, dopo le sollecitazioni rivolte anche dal prefetto Armando Forgione, ha assicurato che questo problema è in via di risoluzione. Penso con i vaccini che arrivano con regolarità e quindi con la possibilità di programmare i giorni in cui vaccinare, riusciremo a dare una grossa mano anche noi medici di famiglia a questa campagna. Intanto a Ripatiatina il dottor Petrucci è impegnato nelle vaccinazioni degli over 60 riservate anche ai residenti dei comuni della Vallata del Foro, Ari, Miglianico, Vacri e Villa Magna. Le somministrazioni avvengono all'interno della sede del centro operativo comunale due volte a settimana, il mercoledì e il venerdì pomeriggio per tutto il mese di maggio e non è necessaria la prenotazione. Stiamo, diciamo così, sfruttando tra virgolette un'opportunità che ci è stata data quando eravamo zona rossa, quindi in piena emergenza abbiamo dovuto garantire in poco tempo la vaccinazione degli over 80. Ci siamo riusciti egregiamente perché abbiamo superato abbondantemente il 96-97% dei vaccini somministrati agli over 80. Avendo questa opportunità abbiamo chiesto alla ALSE come COC, una volta usciti dalla zona rossa, di poter dare una mano a vaccinare gli over 60. Con modalità open day, senza prenotazione, e tutti coloro i quali hanno un'unica, diciamo, condizione, avere più di 60 anni, se passano, entrano, noi li vacciniamo. Quali vaccini vengono somministrati? Al momento stiamo somministrando AstraZeneca, abbiamo la settimana prossima ancora dei richiami per qualche over 80 con Pfizer, è abbastanza sicuro come vaccino su tutti. Sicuramente più sicuro di un'infezione da Covid. Il sindaco Ignazio Rucci, che è anche presidente dell'Unione dei Comuni della Vallata del Foro, lancia un appello ai cittadini a rispettare le regole e a non creare assembramenti. Ho coinvolto la protezione civile, forze dell'ordine, però qui faccio un appello che i cittadini devono comportarsi anche in questo momento particolare, va bene, di attesa per fare il vaccino, devono comportarsi, diciamo, correttamente, appunto per agevolare noi e non solo, ma gli operatori sanitari che stanno lavorando, stiamo dando una mano alla ALSE per cercare appunto di vaccinare il più possibile la popolazione.